trovati al TG Web. Prosegue la nostra maratona elettorale cominciata ieri con lo speciale dalla sala stampa per seguire gli scrutini. Uno sforzo importante, quello del Segno Informa, che ha seguito in diretta tutte le operazioni del voto. Nell'edizione di oggi invece cercheremo di analizzare più in profondità il voto di domenica che ha portato al ballottaggio Edoardo Mazza, sostenuto da Forza Italia e Lega Nord, e William Viganò, sostenuto dal PD. E lo faremo con il contributo di Paolo Colzani, del Cittadino, che ha seguito insieme a noi tutta la campagna elettorale. Il dato politico, il primo dato politico che emerge è quello dell'affluenza. A votare un seregnese su due, poco più del 50%, un dato molto basso, era oltre il 70% nel 2010, si sono persi per strada più di 6.000 elettori in 5 anni. Un dato che ovviamente aprirà a polemiche circa l'affluenza, circa la data scelta dal governo, anche se è vero, permettetemi una considerazione, che non sempre la partecipazione è sinonimo di democrazia. In Corea del Nord vota il 90%, negli Stati Uniti a volte poco meno del 40%, però non di certo la Corea del Nord è una democrazia. Ci fermiamo qui, grazie, e titoli e poi il TG. 16 punti di vantaggio per il candidato di centrodestra. Domenica 14 giugno, ballottaggio con William Viganò. L'analisi del voto di Paolo Colzani. Serino dunque va al ballottaggio. A giocarsi la poltrona di sindaco al secondo turno sono Edoardo Mazza, appoggiato da Forza Italia, Lega Nord e due liste civiche, Mare Serino e la Nuova Serino, e staccato di 16 punti William Viganò, sostenuto dal Partito Democratico e da una lista civica Viva Serino. Nessun candidato infatti ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, almeno il 50% più 1, e pertanto si tornerà a votare domenica 14 giugno e si voterà, ricordiamo, ancora in una sola giornata dalle 7 alle 23, e al secondo turno o ballottaggio sarà eletto il sindaco, il candidato che otterrà il maggior numero di voti. In questa edizione del nostro giornale cercheremo di analizzare il voto di domenica con Paolo Colzani del Cittadino, che ringraziamo. Ciao Paolo, che ha Ciao seguito Marco. tutta la campagna elettorale e che ha fatto con noi l'alba ieri sera o stamattina in sala stampa per seguire l'esito del lungo scrutinio. Grazie Paolo, grazie anche per il tour de force di queste ore. Allora, prima di analizzare il voto, però diamo un po' di numeri. Edoardo Mazza ha ottenuto il 39,17%, cioè 6.926 voti, mancando fra l'altro di pochissimo il premio di maggioranza. Mazza, 38 anni, sposato, una bimba, avvocato e sostenuto da Forza Italia, Lega Nord, Mare Serino e Nuova Serino. Suo sfidante al secondo turno sarà William Viganò, candidato del Partito Democratico di Viva Serino, che ha ottenuto il 23,46%, che corrisponde a 4.148 voti. Viganò quanto un anno compiuti da pochi giorni, lavora come educatore in una cooperativa sociale. Alle loro spalle, sul terzo gradino del podio, per usare un'immagine sportiva, Mario Nava, 53 anni, nel Movimento 5 Stelle, con l'8,74%. Nava ha battuto al photo finish Pietro Amati, 60 anni, da compie a settembre, che ha ottenuto l'8,64%. Amati è sostenuto da due liste civiche, Ripartiamo e Per Serenio Civica. Poi staccati tutti gli altri: Tiziano Mariani, 64 anni, sostenuto dalla lista civica Noi per Serenio, ed Area Popolare, il polo formato da UDC e NCD, con il 7,18%. Mauro Di Mauro, 59 anni, candidato sindaco di Fratelli d'Italia, con il 4,59%. Giusy Minotti, 69 anni, unica donna in corso, candidata. 65. 65, mi corregge giustamente Paolo, non vorremmo mai Tra l'altro Giusy è diventata mamma stanotte della piccola Vittoria, quindi magari ne approfittiamo anche per fare gli auguri. Facciamo giustamente gli auguri alla Minotti, anche perché, come diciamo, è l'unica donna, donna in gara, si è fermata però al 3,94%. Francesco Formenti, 68 anni, sostituto al Movimento Indipendenza, Paolo Pego, 43 anni, candidato alla lista civica Selle Mia con l'1,4%, e in fondo a questa classifica Franco Di Raimondo, 60 anni, sostituto al Movimento Italia Sociale con 0,7%, e infine Michele Calabria, 34 anni, candidato sindaco di Forza Nuova con lo 0,6%, quindi questa è la lunga lista degli 11 candidati sindaci.
Passiamo alle liste, le vediamo con l'aiuto del cartello numero 2. Lega Nord, primo partito col 20,13, Partito Democratico 17,28, Forza Italia 14,87, Movimento 5 Stelle 9%, Noi per Serenio 5,67, Ripartiamo 5,38, Viva Serenio 5,33, Fratelli d'Italia 4,75, Per un'altra Serenio a sinistra 4,05, Per Serenio Civica 2,79, Amare Serenio 2,76, La Nuova Serenio 1,85, Area Popolare 1,69, Indipendenza 1,55, Serenio Lemia 1,46, Movimento Italia Sociale 0,85, Forza Nuova 0,61. Ci abbiamo fatta una smorgia di numeri e di dati, perché i candidati sindaci, abbiamo visto Paolo, erano 11, quindi il doppio rispetto a 5 anni fa, 17 addirittura le liste. Forse anche questi numeri hanno inciso sullo scrutinio, sulla lentezza dei dati, no? È stata una lunga notte. Sì, sicuramente questi numeri hanno influito, perché 11 candidati sindaci e 17 liste sono un'enormità. Credo che abbia influito però anche un po' la follia dell'organizzazione del lavoro, perché le urne sono state aperte alle 7 e il personale addetto è stato costretto a rimanere lì fino alle 23. Alle 23 secondo me sarebbe stato più opportuno chiudere e consentire una notte di riposo a chi aveva lavorato per 16 ore di fila e riprendere lo scrutinio stamattina. Invece queste persone sono state obbligate a rimanere lì senza soluzione di continuità, e in pratica qualcuno alla fine è rimasto in piedi anche per un giorno intero. Credo che insomma in questa situazione sia anche difficile conservare la lucidità. Le ultime sezioni, ricordiamo, sono arrivate credo intorno alle 8:30 del mattino. Sì, sì, cui, qualcuno ha fatto sicuramente il giro dell'orologio, e non è bello sinceramente che le persone, per quanto pagate, certo, magari anche bene per il lavoro che sono chiamate a fare, vengano trattate in queste condizioni, insomma, quasi da schiavi. Bene, diamo adesso spazio a un servizio di commento, poi entriamo nell'analisi del voto con Paolo Colzani. Edoardo Mazza e William Viganò, la resa dei conti rimandata al ballottaggio il 14 giugno. Il candidato, sostenuto da Forza Italia, Lega Nord, Amare Serenio e la Nuova Serenio, ha ottenuto un ottimo risultato, ma ha mancato il colpo del KO. Mazza ha ottenuto quasi 7.000 voti, pari al 39,17%. William Viganò non va oltre i 4.148 voti, ovvero il 23,46%. Un risultato che potrebbe ribaltarsi solo con un'impennata di affluenza o con eventuali apparentamenti. Dietro i due big, il vuoto o quasi. Avvicente il testa a testa tra Mario Nava, Movimento 5 Stelle, e Pietramati, Ripartiamo e per Serenio Civica. Alla fine, per un pugno di voti, 19, ha prevalso il grillino. Deludente invece il risultato di Tiziano Mariani, sostenuto da un nuovo progetto politico, un polo riformista. Ottiene poco più del 7%, 1.200 voti, tradito soprattutto dall'area popolare formata dalla NCD e da Unione di Centro, capace di portare a casa solo 280 voti. Tra le liste, la Lega Nord è primo partito con il 20,13%. Il Carroccio porta a casa 3.331 voti. Secondo, il Partito Democratico con il 17,28%, limite storico a Serenio dei Democrat, e Forza Italia, che con il 14,87% tiene rispetto al dato nazionale. Per il titolo di candidato consigliere, gara 2 tra Giacinto Mariani e Ilaria Cerqua. Alla fine ha prevalso l'ex sindaco sull'ex assessore ai servizi sociali per 4 voti, 476 contro 472. Per ora, in attesa del ballottaggio, un vincitore c'è già, è l'astensione. Hanno votato 18.304 elettori, 1 su 2, il 51,59%. Nel 2010 gli elettori erano stati 24.681. Ciò significa che in 5 anni si sono persi per strada 6.377 elettori. Paolo, partiamo dalla chiusura del servizio. Si parlava dell'affluenza molto bassa, è il primo dato politico che emerge da questa tornata elettorale. Beh, sicuramente il grande vincitore di questa elezione è l'astensionismo. Ha votato poco più del 51%, quindi un serenese su due non è andato a votare. E questo non credo che pregiudichi l'autorevolezza del prossimo sindaco, perché comunque le regole del gioco sono queste e chi vince avrà tutto il diritto di governare. E mi auguro che da questo punto di vista chi invece dovesse perdere poi non passi i prossimi 5 anni a ricordare questo dato numerico all'avversario. Certamente la politica è bene che cominci ad interrogarsi su questo andazzo, perché non è un caso che ci sia tutta questa disaffezione, e anche la scelta della data per le elezioni piazzata in mezzo ad un ponte di 4 giorni, un ponte che si sa da sempre che è festivo,
sicuramente non ha contribuito a portare la gente alle urne. Senti, invece qual è la tua lettura politica del dato complessivo? Ma diversamente magari forse da tanti altri, io mi aspettavo l'affermazione del centrodestra su questi livelli, perché è vero che si parlava di Forza Italia in difficoltà, però Forza Italia ha avuto sicuramente il traino del proprio candidato sindaco, e Forza Italia, ricordiamolo, è stata fondata nel 1994 e in città ancora attende di poter festeggiare un proprio esponente come sindaco di Seregno. È stata per 10 anni l'opposizione con Gigi Perego e per 10 anni invece è stata in maggioranza, ma ha dovuto sostenere Giacinto Mariani, un esponente della Lega Nord. Che la Lega andasse bene, sinceramente, non era in dubbio, anzi magari si poteva forse anche aspettare qualche cosa in più, fermo restando che la Lega Nord in questo momento è il primo partito di Seregno. E sinceramente mi aspettavo anche di ganare il ballottaggio, ma me lo aspettavo con una percentuale più vicina al 30%. E lo stesso Ligano ieri ha ammesso che probabilmente il trend nazionale ha un po' influito sul voto. Credo che però anche nel partito bisognerebbe cominciare ad interrogarsi su una pretesa di autosufficienza a livello locale, perché se andiamo a guardare poi Ballardo 5 anni fa prese, se non sbaglio, il 21% dei voti, Ligano in un momento più favorevole al Partito Democratico è arrivato al 23%. E mi viene quasi da dire che il bacino d'utenza del Partito Democratico è questo, quindi forse bisognerebbe pensare a qualche strategia diversa per andare oltre. È anche legittimo tentare di andare da soli, ma poi il rischio è quello di rimanere 5 anni all'opposizione. Senti, Mazza, nell'intervista che ci ha rilasciato ieri notte o questa mattina, insomma, l'orario non ce lo ricordiamo bene, in sala stampa, ha spiegato così le ragioni del suo risultato. Lo sentiamo e poi ci dici se sei d'accordo. Distacco, se i numeri sono confermati, è importante, questo vuol dire che la città ha compreso l'impegno che è tutto il centrodestra, Lega, Forza Italia e le due liste civiche hanno messo non solo in questa campagna elettorale ma anche nell'esperienza di governo che ci ha preceduto. Ha fatto un risultato così, forse alla vigilia c'è un po' di timore su questa alleanza fatta un po' all'ultimo, arrivata comunque molto sotto la data elettorale? In realtà no, in quanto le sensazioni personali erano che giorno dopo giorno i consensi crescevano, la nostra forza aumentava, quindi il risultato sinceramente ce lo aspettavamo. Adesso il ballottaggio sembra sulla carta facile, visto il vantaggio, è così? Vi aspettate degli apparentamenti? Sulla carta non è nulla di facile, ripartiamo da zero, adesso l'invito che è di riconfermare il voto ottenuto e convincere tutti quelli che non hanno votato a darci fiducia il 14 di giugno. Gli elettori di centrodestra hanno quindi voluto premiare, secondo te, la continuità di governo? Credo che gli elettori di centrodestra si siano compattati attorno al loro candidato sindaco. Per quanto riguarda la Lega Nord, credo che molto abbia pesato la figura di Matteo Salvini, che molto bene è stata giocata in campagna elettorale, sulla quale è stata imperniata la campagna elettorale del Carroccio. E questa figura ha fatto da traino e ha fatto sì che la Lega diventasse il primo partito di Seregno. Per quanto riguarda Forza Italia, probabilmente c'è stata anche una spinta positiva per la figura del candidato sindaco. Sulla continuità rispetto all'ultima amministrazione, credo che lo stesso Mazza si sia giocato bene le sue carte in campagna elettorale, dicendo che comunque sarebbe stata una continuità con un rinnovamento, ammettendo che c'erano state delle lacune che ora andranno colmate. Dall'altra parte invece Viganò non lo ha detto apertamente, ma insomma la delusione nel PD in risenza alla stampa, mentre i dati arrivavano piuttosto palese. Lui però ritiene di avere dei margini per recuperare in vista del ballottaggio. Lo sentiamo. Noi rispecchiamo un attimo quello che è il trend nazionale, quindi verificato il dato disaggregato del Partito Democratico si attesta attorno al 22%, quindi siamo in linea sui dati e diciamo che l'effetto Renzi
è diminuito, però c'è da sottolineare un dato invece molto importante, che comunque al di là di tutto il centrodestra lascia un buon 20% sulla strada, quindi da parte nostra lavoreremo in tutto e per tutto per portare un cambiamento nella città di Seregno, perché comunque la perdita di un 20% significa che qualcuno sta chiedendo ancora che questa città cambi. Se è necessario a questo punto per voi qualche apparentamento? Ma per quanto riguarda gli apparentamenti, l'ho già detto prima, quindi partiamo dai programmi e dai progetti, vediamoci, e quindi con quelle forze, se ci sarà la volontà da parte di tutti di vedersi e di costruire qualcosa assieme. Il 22% di cui parla Viganò nell'intervista in realtà poi è diventato il 17%, perché l'intervista l'abbiamo fatta ancora in una fase iniziale di scrutinio, quindi il risultato è ancora peggiore rispetto a quello che, di cui parlava appunto il candidato del PD. Cosa pensi di quello che ci ha detto Viganò? Lo scarto che separa i due contendenti è di 2700 voti, quindi non sarà facile per Viganò colmarli in sede di ballottaggio, fermo restando che poi al ballottaggio si riparte tutti da 0 a 0, quindi è un'altra partita. Sicuramente nell'ambiente del PD si spera che probabilmente i direttori della Lega, dopo aver barrato il loro simbolo, non tornino così compatti a votare. Certo è, come dicevo anche prima, che il PD deve un po' guardare al di fuori dei propri confini, perché solo col proprio bacino d'utenza qui a Seregno non ha possibilità. Anche perché abbiamo sentito in intervista che Viganò parlava di un centrodestra che perde un 20%, però forse anche di più, però no, quel 20% non è stato capace di intercettarlo, forse quel 20%. E allora a memoria, 5 anni fa Giacinto Mariani sfiorò il 64% e ieri Mazza si è fermato al 39%, quindi lo scarto del 24%. E abbiamo detto però che Ballardi aveva preso 5 anni fa il 21% e Viganò ieri ha preso il 23%, quindi del 24% che ha perso il centrodestra soltanto il 2% è andato al centro-sinistra. Senti, una considerazione invece su quella che è stata una gara fino all'ultimo voto tra Movimento 5 Stelle e Pietro Amati per il virtuale terzo posto in classifica. Ma credo che il Movimento 5 Stelle esca bene da questa tornata, perché comunque si afferma come forza alternativa. Ci si aspettava forse qualcosa in più secondo te? Però in una piazza difficile come quella di Seregno, che non è mai stata una piazza tradizionalmente favorevole ai grillini, certamente magari il trend nazionale poteva far pensare qualche cosa in più, però qui i grillini partivano da zero, erano esordienti in una competizione amministrativa e si trovavano comunque di fronte due colossi strutturati. Per quanto riguarda Amati, penso che abbia pesato la serietà della sua persona, che viene riconosciuta un po' da tutti, e penso che abbia pesato anche il lavoro che è stato svolto per l'elaborazione del progetto di Ripartiamo di per Seregno Civica, che era indubbiamente molto interessante, fermo restando anche qui che poi si andavano a sfidare colossi ben più strutturati. Sì, diciamo che è stato un laboratorio politico interessante, vediamo che sviluppi avanti. Diciamo che in questi anni si sono viste tante liste civiche avere progetti interessanti. Il problema è che spesso e volentieri, dopo risultati che non ti premiano come tu magari penseresti in sede di voto, poi queste esperienze vanno un po' a morire. L'invito che si può fare da Amati è di mantenere in piedi questa esperienza positiva che ha vissuto, e di cercare di magari di raccogliere nel tempo o di far raccogliere a qualche volto nuovo della politica nel tempo i frutti del lavoro che è stato fatto. Senti, un discorso a parte, infine merita Tiziano Moriani, una sfida difficile la sua, anche se per certi versi forse anche coraggioso, no? Ma alla fine insomma, il risultato non è arrivato. E questa la chiave di lettura rispetto a noi per Seregno? Beh, penso che lui stesso per primo si aspettasse qualcosa di diverso. Io ho parlato con lui soltanto giovedì scorso e lui mi aveva detto di essere sicuro di arrivare al ballottaggio e di non aver nemmeno preso in considerazione l'idea di non poterci arrivare. La realtà dei fatti dice che Viganò, che è il secondo sfidante al ballottaggio, ha preso il 23%, lui ha preso il 7%, arrivando dietro anche al Movimento 5 Stelle e a Ripartiamo per Seregno Civica.
penso che lui stesso sappia di non essere uscito bene da questa tornata elettorale. Adesso quale sarà il suo ruolo politico? Bisognerà capire se lui riuscirà a porsi come ago della bilancia tra i due contendenti oppure si accontenterà di un ruolo all'opposizione. Per come conosco io Tiziano Mariani, dubito che in partenza possa dire rimango all'opposizione, quindi magari vediamo se ci potrà essere qualche sviluppo nei prossimi giorni. Bene, per ora chiudiamo qui. Nei prossimi giorni avremo probabilmente più elementi per analizzare il voto, magari anche per capire quali sono stati i flussi elettorali, soprattutto in considerazione di eventuali apparentamenti per il ballottaggio. Ringraziamo quindi Paolo per essere stato con noi e per tutto il lavoro di informazione che con il suo giornale sta facendo in queste ore e in questi giorni, farà ovviamente ancora in occasione del ballottaggio delle prossime settimane. Grazie Paolo. Grazie a voi. Vi ricordo che le interviste complete di Mazza e Viganò che abbiamo visto e degli altri esponenti politici che erano presenti stanotte in sala stampa le potete trovare sul Segno Informa nella sezione Elezioni 2015. Grazie ancora e appuntamento a lunedì prossimo.